all'esito di valutazioni fatte a seguito delle attività di ulteriore verifica da parte dei vigili del fuoco che ringrazio e dei geologi che ringrazio, e considerando che una parte, per la verità anche limitata, degli edifici che potrebbero essere liberati, diciamo così, potrebbe essere restituiti alla libera disponibilità dei cittadini, questo giudizio di agibilità è subordinato sulla base delle valutazioni dei vigili del fuoco e dei geologi a una verifica del contesto idrogeologico, del rischio idrogeologico complessivo. Considerando questo, e considerando quindi che questa necessità di valutazione per ragioni di sicurezza è stata rilevata, comunicata dai vigili del fuoco e dai geologi a seguito delle verifiche che sono tuttora in corso di espletamento, la dottoressa Calcaterra ha ritenuto di scrivere formalmente, e ha fatto bene, al capo dipartimento della protezione civile e al commissario delegato per comunicare che allo Stato non vi sono le condizioni per revocare la sua ordinanza di allontanamento dei cittadini. Il Centro per la Protezione Civile dell'Università di Firenze, centro di eccellenza, ha avviato la sua attività già lunedì scorso. Ieri è stato installato la strumentazione di monitoraggio che da ieri funziona. Il professor Casagli e i suoi collaboratori stanno monitorando costantemente sulla base dei dati che vengono trasmessi. La composizione, l'evoluzione della parte più rilevante, diciamo più importante del movimento franoso, non di tutto perché ci vorrebbero altre strumentazioni, ma comunque adesso vi dirò, il programma di verifica sarà più complessivo e mi ha autorizzato a dire il professor Casagli che già nella giornata di domani saranno comunicati i primi esiti di questo monitoraggio. Volevo chiedere se era possibile in qualche modo le cose fare chiarezza sulla questione dei giorni, perché mi sembra di aver capito 10 giorni, però c'erano 7 giorni che erano gli studi e volevo un attimo di capire se Allora, era lo screening dei giorni. l'accordo raggiunto oggi in sede di centro di competenza della protezione civile è per alcuni studi 5 giorni, per altri studi 7 giorni. Poiché per disporre queste analisi, questi studi, occorre l'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, e presupponendo che l'ordinanza sarà emanata tra domani e dopodomani, spero. Ho indicato 10 giorni per cautela. Quindi sono Questo 5-7 i è giorni uno o che due, non sono diciamo. corretti. Questo è, e poi bisognerà anche valutarli questi studi. Quindi, Non sono 5 più 7, sono 5. sì, No, sì. no, era intanto, tanto che volevo capire la scadenza temporale Questa dei indicazione di 10 giorni per diciamo un'indicazione di cautela per non stare a dire ai cittadini domani, dopodomani, poi dobbiamo ridire. Una decina di giorni, io spero si possa completare tutto. Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile, avvio delle attività ulteriori e esame conclusivo di queste indagini. Trascorsi questi giorni si farà una valutazione a quel punto stabile fino a quando non si mette in sicurezza in vario modo il territorio di Ischia, che costituisce un obiettivo inderogabile per il quale io e tutte le articolazioni pubbliche, i sindaci, la regione, lo Stato devono impegnarsi, perché noi non possiamo scherzare sulla sicurezza. In questo momento ovviamente i cittadini di Casamicciola che sono sgomberati riceveranno il CAS, cioè chi è destinatario dell'ordinanza. Domanda assolutamente pertinente. Adesso i cittadini sono ospitati negli alberghi, come è noto, coloro che hanno scelto di essere ospitati negli alberghi. Dopodiché mi accingo nei prossimi giorni a emanare un'ordinanza sul CAS,
che avrà una copertura anche retroattiva se necessaria dalla data dell'evento, quindi questo diritto è assolutamente sicuro e d'altronde discende direttamente dall'ordinanza di protezione civile. E ringrazio l'ingegner Curcio per il lavoro che è tutto il sistema della protezione civile, per l'attività e il supporto che ci stanno assicurando. Aggiungo che nella definizione di questa forma di assistenza alla popolazione doverosa, quella del CAS, cercheremo di allinearci e di non duplicare procedure rispetto a quelle già in uso per il post-sisma, per rendere la vita meno difficile possibile ai cittadini.